Abbiamo qui l'onore di avere Nicola Bertinelli, il presidente del consorzio del Parmigiano Reggiano, che è il re dei formaggi, è uno dei brand, forse uno dei brand italiani più famosi nel mondo. Nicola Bertinelli è un po' un personaggio anomalo del nostro settore perché, a parte l'età, insomma, non avanzata, che in genere caratteristica i presidenti, ha un curriculum importante. Adesso non è ovviamente una celebrazione della persona, però secondo me è un aspetto estremamente rassicurante nella gestione del consorzio, perché giustamente quando le cose vanno poi molto bene, come sta avvenendo probabilmente in questo momento, è forse la fase in cui bisogna preoccuparsi maggiormente per il futuro. Quindi Nicola Bertinelli ha una laurea in agraria, una laurea in economia, una lunga militanza in Canada all'Università di Guelph, almeno così abbiamo letto dal curriculum. E da non molto presidente del consorzio del Parmigiano Reggiano. Quindi lo ringrazio della sua presenza e gli volevo chiedere un paio di semplici cose. La prima, innanzitutto, anche se sarebbe scontato, parlarci un po' del Parmigiano Reggiano. Qual è la situazione? Come sta andando? Soprattutto nel gradimento all'estero, questa fiera c'ha anche una forte vocazione, essendo la fiera internazionale del bovino da latte, all'esportazione. Com'è la situazione, Bertinelli? Ma intanto grazie a voi dell'invito. Il Parmigiano Reggiano sta vivendo un momento straordinario, speciale, sotto tutti gli aspetti. Sulla produzione, infatti, abbiamo raggiunto nel 2017 i 3.650.000 forme, che è il numero di forme mai prodotto per il Parmigiano Reggiano. Ma sta vivendo un momento straordinario anche per le quotazioni. Infatti, sia il prodotto di 12 mesi che le stagionature più avanzate stanno riscuotendo prezzi veramente storici, ma la cosa più importante, li stanno mantenendo non nei mesi ma negli anni, che significa che stiamo in realtà cambiando i fondamentali sui quali la domanda e l'offerta di Parmigiano Reggiano si ergono. È un momento speciale per l'export. Oggi il 39% del Parmigiano Reggiano viene esportato, il 70% in 5 paesi, la Germania, la Francia, gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada. E mai come oggi così tanto Parmigiano Reggiano viene domandato all'estero. Quindi è sicuramente un momento storico, un momento importante, un momento dove è iniziato un percorso di consapevolezza che il Parmigiano Reggiano è una marca importante del Made in Italy. Ipsos ci dice che è al 12° posto nel mondo tra le marche identificate per la premiumness, cioè i prodotti di alta gamma. Quello che attualmente il governo del consorzio del formaggio del Parmigiano Reggiano sta facendo è riempire questa marca di contenuti, di sostanza. Stiamo portando avanti tutta una serie di azioni coerenti tra di loro per riempire la marca Parmigiano Reggiano di distintività e di sostanza. Quindi abbiamo azioni ben precise circa non tanto una nuova comunicazione, ma un riposizionamento della marca nella testa dei consumatori italiani. Abbiamo un progetto ben preciso per l'export del Parmigiano Reggiano, sia nei paesi, i best five, i cinque che ho citato precedentemente, ma anche far entrare il Parmigiano Reggiano in aree del mondo dove c'è la vocazione al consumo di formaggi, la capacità di spesa e dove oggi noi non siamo, come c'è una grande consapevolezza sul fatto che il più grande nemico del Parmigiano Reggiano è il Parmigiano Reggiano tarocco, il finto, il parmesan. Quindi il consorzio ha iniziato una lotta senza quartiere alla contraffazione e infine il quarto pilastro, le distintività, il fatto di far capire, comunicare, e mai come oggi c'è un consumatore così attento, che non esiste semplicemente il Parmigiano Reggiano, ma esistono tante tipologie che sopra la marca ombrello Parmigiano Reggiano hanno delle particolarità. E quindi ci sta il Parmigiano Reggiano di montagna, ci sta il Parmigiano Reggiano bio, ci sta il Parmigiano Reggiano delle vacche rosse, del Solabruna, della Bianca Modenese, il kosher, l'halal.
tutti questi sono oggi valori aggiunti, perché questi escono da un mercato tradizionale e spuntano quotazioni sempre più alte, che servono ulteriormente per alzare la marca Parmigiano Reggiano nei confronti del consumatore. Beh, quindi una consapevolezza della forza e anche della debolezza di questo importante brand dell'agroalimentare italiano. Perché quello che ci ha colpito di Bertinelli, il dottor Bertinelli, diciamo nella conoscenza, è stato che è abbastanza anomalo preoccuparsi quando le cose vanno bene, cioè l'immaginare anche un futuro di medio-lungo termine. Quale potrebbe essere, secondo lei, Bertinelli, nel medio-lungo periodo? Perché nel breve ci ha spiegato, nel breve-medio periodo possiamo star tranquilli, di medio-lungo periodo qualcosa che lei pensa possa essere critico nel futuro di questo prodotto? Se c'è qualcosa di critico. Diciamo che noi veniamo da diversi anni dove la produzione del parmigiano reggiano aumenta rispetto all'anno precedente, quindi il nostro grande dovere è quello di trovare degli spazi di mercato per permettere di collocare gli aumenti di produzione mantenendo il valore del parmigiano reggiano. Se produco champagne e parte della produzione la devo vendere come vino bianco frizzante, non sto facendo il mio dovere. Il consorzio ha ben chiaro che il 2019 sarà un anno importantissimo, perché sarà il secondo anno dove avremo un ulteriore più 5% di prodotto da mettere sul mercato. Abbiamo azioni da mettere in campo estremamente interessanti, dal creare un mercato per un formaggio di 40 mesi, quindi il consorzio ti dice: io ti sostengo, tu che hai in mano il prodotto, dai 12 mesi in poi, avendo vari scaglioni di intervento, per portare un prodotto a 40 mesi con la logica di non immettiamo del prodotto direttamente sul mercato, ma creiamo il mercato, quindi non lo immettiamo, e dall'altra parte, con i danari che il consorzio ha, riuscire ad uscire in comunicazione per creare questo mercato, fare partnership con le catene distributive, perché devo creare consapevolezza che un prodotto esiste, ma devo anche poterlo trovare sul mercato. Quindi questo è un modo per gestire l'aumento di offerta senza immettere prodotto, ma creare già una via d'uscita, perché sto creando un tipo di mercato. Un secondo importantissimo pilastro è l'utilizzo del parmigiano reggiano come ingrediente. Oggi il parmigiano reggiano viene utilizzato come ingrediente in determinate produzioni. Annuncio che abbiamo chiuso proprio questa mattina un accordo con la Barilla, che utilizzerà il parmigiano reggiano per fare il pesto alla genovese. Stiamo parlando di circa 400 tonnellate di formaggio parmigiano reggiano che entrerà in questo prodotto. Come ingrediente il 5% del pesto sarà parmigiano reggiano, ma la cosa più importante è che sulla confezione c'era scritto che si utilizza il vero parmigiano reggiano, ma ancora più importante che Barilla nel mondo farà comunicazione dicendo: il pesto Barilla è un pesto speciale perché utilizzo basilico fresco e il re dei formaggi, il parmigiano reggiano. Cioè, tutto questo ambito del parmigiano reggiano utilizzare come ingrediente è un ambito che può aprire degli spazi di mercato enormi. Il consorzio cosa sta facendo? Sta gestendo il percorso, quindi scrivere convenzioni in modo tale che permettano ai vigilanti del consorzio andare effettivamente a verificare cosa succede nelle industrie. Terzo pilastro, il parmigiano reggiano nell'Oreca, nella ristorazione. In base a una ricerca che abbiamo commissionato, oggi il 60% dei consumatori che siedono al ristorante e chiedono un formaggio dicono: mi porta il parmigiano. Il 60%. Di fatto però, sempre in base a questa ricerca, solo il 25% dei ristoratori dichiara di averlo. Dichiara, quindi noi non siamo andati a verificare se effettivamente è là, ma solo questi due numeri, i due terzi del formaggio che viene portato al consumatore alla domanda "mi porta il parmigiano", non è il vero parmigiano reggiano. Quindi ci facciamo noi come proponenti una proposta di legge per l'obbligatorietà della dichiarazione della provenienza dei formaggi nelle formaggere. Quindi sarà obbligatorio alla fine di questo percorso dichiarare nel menù l'origine del formaggio presente nella formaggera, in modo tale che i consumatori
possano essere i nostri principali alleati, chiedendo: scusate, ma mi state portando il vero Parmigiano Reggiano? Quindi tutto questo il consorzio lo sta facendo, ma sta guardando addirittura oltre, perché sempre in base alle nostre ricerche i consumatori italiani oggi scelgono un alimento, la prima ragione per la sicurezza alimentare che l'alimento porta, al secondo posto il benessere animale, al terzo posto la bontà del prodotto. Allora, se noi siamo il consorzio della DOP più importante del mondo, dobbiamo anticipare questi temi, e quindi il consorzio del Parmigiano Reggiano ha aperto un grande tavolo su quello che deve essere l'allevamento del futuro della vacca da latte che produce il latte per il Parmigiano Reggiano, entrando quindi in temi molto più, diciamo, alti e strategici, come il benessere animale, come il ridotto utilizzo, l'uso razionale e consapevole del farmaco negli allevamenti. Cioè, tutte queste tematiche il consorzio le sta assolutamente affrontando e portando avanti, quindi questa è la visione di medio lungo. E guardate, non è un tema così scontato, perché non dimentichiamo che il Parmigiano Reggiano, il consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, è il consorzio che unisce i produttori del formaggio, non i produttori di latte. Qui però il nostro mondo ha fatto questo grande passaggio culturale, cioè il capire che oggi tu un formaggio non lo vendi magari perché il formaggio è buono, il formaggio è fatto bene, ma il compratore vuole vedere anche l'allevamento dove viene allevata la bovina per fare il latte che ha fatto quel formaggio. Questo è particolarmente vero nel Regno Unito, dove le principali catene distributive sono scese tra dei nostri consorziati e hanno voluto vedere non solo il formaggio, non solo il caseificio, ma anche la condizione degli animali negli allevamenti. Allora, questa presa di coscienza che la nostra filiera non è più fatta di produttore di latte, produttore di formaggio e condizionatore del formaggio in unità di vendita, è una filiera unica che tutta insieme vince o tutta insieme perde. Qui il ruolo del consorzio, che deve essere il capocordata, la cabina di regia, perché tutti questi attori della filiera possano essere orientati per guardare oltre, per far sì che il Parmigiano Reggiano continui a essere la DOP più importante del mondo, perché i temi non li subisce ma li gestisce e li anticipa. Beh, Bertinelli, un quadro chiaro e messaggi molto forti, cioè aumentare le opportunità, quindi i segmenti di mercato che il parmigiano può occupare, è antitetico spesso a una tendenza alla limitazione della produzione, quindi è una svolta epocale. E poi anche l'aggancio nella filiera degli allevatori è una sfida anch'essa ambiziosa e importante. Bertinelli, noi la ringraziamo e seguiremo con molta attenzione l'evoluzione, perché mi sembra che siano usciti tanti messaggi molto positivi. Grazie a voi, grazie a voi, viva la zootecnica italiana e viva il Parmigiano Reggiano.